Inizia anche la stagione 2023 dei cross regionali con la prima prova dei societari regionali di cross assoluti, master e giovanili, in programma Castel San Pietro Terme e con l'eccellente organizzazione dell'Avis Castel San Pietro Terme, che per la prima volta ha ospitato questa manifestazione, ma che però già in passato sulle rive del Sillaro e del suo meraviglioso parco ha reso onore anche ad altre gare di corsa campestre come i campionati nazionali WISPA 2021 e le prove della Bologna Cross. Ora un altro impegno importante, visto anche i numeri dei partecipanti che dalle iscrizioni preventive ammontano a quasi 1300 iscritti appunto tra le categorie in gara, cui sono mancati prevalentemente poi a conti fatti circa 100 atleti della categoria Under 16, probabilmente non ancora avvezzi al tempo da lupi che piace invece alla gente del cross. Tantissime le società presenti da tutta la regione, è un vero spettacolo di colori del villaggio ospitalità che è nato in pochi minuti pre-inizio. Gare. A livello individuale, presente anche nelle varie categorie, quasi tutti i più forti atleti della regione, parecchi anche i debutti di atleti a seguito di trasferimenti di società e tantissime presenze tra le più giovani leve dell'atletica, un vero e grande evento nonostante la pioggia che però, ripeto, pare abbia reso ancora più appetibile questo meraviglioso cross. Cogliamo l'occasione ad inizio dei cross 2023 per segnalare i fedelissimi dei cross regionali societari. Abbiamo a disposizione i dati dal 2002 al 2023 in cui si sono susseguiti quasi un centinaio di cross regionali. Alcuni anni fra sede e date erano separate tra le varie categorie. Con 49 presenze guidano questa nostra speciale classifica a partire dal 2002, a cui furono presenti Monica Casadio e Anselmo Cavina, entrambi iscritti anche a questo cross e sarà quindi per loro il 50esimo. Poi sicuramente ne avranno disputate anche altri in anni precedenti. Seguono Franco Piazza con 47, Adriano Pagani 45, Rosa Alfieri ed Emilio Borghi 44, Sanzio Sgubbi 43, Germana Babini, Claudio Cavalli, Andrea Menegon Tasselli 42, Caterina Bagnaresi e Alberto Lolli 41, Antonio Landolfo, Jacopo Montanari e Marco Moracas 40. Alcuni di questi veterani li vedrete anche questo cross di Castel San Pietro Terme quest'oggi. Alberto Morini, il nostro presidente regionale, si parla di un cross alla sua prima edizione per questa stagione, insomma veramente favoloso, numeri da favola, però insomma il maltempo ci ha messo lo zampino, ma questi podisti non si fermano. Intanto il cross notoriamente si fa d'inverno, quindi il tempo poi fa quello che vuole. Un cross come non vedevamo da anni in termini meteorologici, impegnativo, molto impegnativo, ma i numeri sono stati eccezionali, veramente dei numeri impressionanti in tutte le categorie, da senior, assoluti, junior, promesse, master e poi soprattutto i ragazzi cadetti allievi, uno spettacolo, questi ragazzi veramente, c'è da innamorarsi dell'atletica e del cross, è stato uno spettacolo meraviglioso. Bei risultati, bei riscontri, interessanti, adesso vedremo, perché la stagione poi abbiamo cominciato oggi, col cross oggi. Ci sono dei numeri importanti anche perché i tesserati sono aumentati. Già nel periodo post-Covid abbiamo avuto dei numeri impressionanti, perché? Perché l'atletica si può fare senza contatto e quindi questo aiuta molto. Dopodiché sono numeri importanti in controtendenza rispetto al calo delle nascite. Questa è una bella notizia. La notizia invece su cui dobbiamo stare attenti è che questo comporta un grande lavoro da parte dei tecnici e allenatori per non perderli per strada. Qui oggi abbiamo avuto dei numeri impressionanti, questo ci fa piacere, però sono persone, atleti, ragazzi che vanno seguiti, perché poi l'atletica conta il metro e il cronometro e sono spietati, quindi dovremo cercare di seguire questo gruppo di ragazzi. Dopodiché un plauso agli organizzatori qui a Castel San Pietro, perché è stato per loro un battesimo del fuoco, viene a dire un battesimo dell'acqua, viene da dire, doveva essere della neve, invece è andata alla fine bene così, abbiamo dovuto modificare un percorso per le categorie più giovani perché si rischiavano
rischiava di avere un percorso non adatto in termini di durezza per i più giovani in particolare. Giudici cronometristi dai quali siamo tutti molto contenti, è stata una bella esperienza, adesso continueremo perché i cross, l'appuntamento dei cross regionali e federali della Federazione di Atletica Leggera sono tre, uno era oggi, il prossimo sarà il 5 a Faenza, poi andremo in Emilia, in provincia di Reggio Emilia per il terzo di chiusura e poi ci sono le fasi nazionali. I ringraziamenti, i applausi li vorrei fare anch'io al Presidente che credo abbia dato l'idea di quello che è la buona partecipazione da parte anche delle autorità a quelle che sono la parte, a quella che è la parte organizzativa. Un presidente, ero qui presente, sanno che io non dico mai cose che non penso, chi mi ascolta e chi ci segue, e quindi mi complimento anche ai colleghi che ha dato il buon esempio della calma, della precisione, della puntualità, nonostante il meteo non si è sgarrato di un minuto e alla fine insomma siamo qua ancora che stiamo chiudendo un cross che è stato veramente favoloso. La ringrazio dei complimenti, ma che girerò a chi lavora come e più molto più di me. Presidente, allora appuntamento alla prossima. Ci vediamo a Faenza. Poi ci sono anche le gare indoor che in questo caso non vi toccano, però poi in queste ore abbiamo altri appuntamenti proprio in questa ora, in questo momento a Parma e a Modena di altri atleti, altre società che si fanno il loro lavoro. E per il cross invece ci vediamo a Faenza il giorno 5 febbraio. Franco Manfredi, il presidente della società che oggi ha organizzato in maniera ineccepibile, nonostante il maltempo, il freddo. Ce ne sono tutto, si è messo di traverso, ma voi non avete fatto una piega. Complimenti perché è un cross veramente da numeri vertiginosi, ma anche da alti livelli organizzativi alla sua prima, alla prova del fuoco per voi. Certo, ormai al brutto tempo siamo abituati. Due anni fa abbiamo avuto l'alluvione e quindi dai, quest'anno un po' di pioggia, un po' tanta, però dai, è andata bene. Non so se è record, però 1300 persone sono tante, tanti bambini, quindi è una cosa bellissima. Siamo felici per noi dell'Atletica Avis, per il nostro paese, perché abbiamo fatto il possibile per avere questa manifestazione, quindi grazie a tutti gli intervenuti. Qui poco distante c'è qualcuno da ringraziare che vi ha dato una grossa mano, vero Presidente? Ma tanta gente, intanto voi della televisione, le forze pubbliche, il rappresentante del comune, i nostri, insomma, tutte le persone che ci hanno dato una grossa mano e ci hanno aiutato in questa avventura. Alle terme, agli sponsor, li ringraziamo di cuore perché altrimenti sarebbe un grosso problema organizzare queste manifestazioni. Il parco che voi avete impegnato per la metà, credo, della sua estensione questa mattina per questo primo cross. Sì, una buona parte del parco. E dobbiamo dire che purtroppo la pioggia è stata talmente tanta che in certi punti è stato veramente un vero cross, come in poche volte ho visto in giro. Però ho visto che tutti erano bagnati, sporchi, affaticati, ma tutti col sorriso. Ciò vuol dire che insomma, si sono divertiti alla fine, perché questo poi che piace del cross. Ma sicuramente abbiamo avuto anche tanti elogi, quindi vuol dire che il percorso è piaciuto, la giornata è stata bella e quindi va bene così. Daniele Menarini, speaker ufficiale assieme a Danny Frisoni di questa bellissima edizione del cross, primo cross che ho fatto, insomma, diciamo Daniele che siete dei guerrieri voi che fate i cross. Sì, non un battesimo del fuoco per te, ma un battesimo del fango,
perché la cosa più strana che si è sentita dire è che il percorso è bellissimo, ma è vero, e il tempo è bellissimo, non ci sentono i genitori e quelli che l'hanno fatto. In ogni stagione c'è un cross così, qualcuno ricorda il cross di Savignano di circa 20 anni fa, qualcuno purtroppo con più anni ricorda un cross di Rubiera di 40 anni fa, insomma ogni tanto capita che il cross dà il meglio di sé e gli atleti sono stati straordinari. Insomma tutti i ragazzi portano a casa un ricordo da raccontare a scuola perché erano in condizioni poverini incredibili, però vedevi proprio il divertimento e la passione, bellissimo. Il numero totale che è oltre i 1400, una partecipazione altissima di tutti i settori, perché anche i veterani erano veramente tanti. Adesso c'è questo appuntamento a Faenza tra 15 giorni, il 5 di febbraio, e sarà veramente bello perché lì poi i cadetti vengono selezionati per la festa del cross quando correranno con la maglia dell'Emilia Romagna. Allora, Danny Frisoni, veramente oggi un cross da leccarsi i baffi di nome di fatto, poi anche da asciugarsi un po' la pioggia. Le lacrime anche. Beh, diciamo che sicuramente il tempo ci ha messo dura prova, perché comunque organizzare con queste condizioni climatiche è difficile. L'Atletica Castel San Pietro ha dimostrato grande duttilità nel reinventarsi più volte, siamo partiti quasi col sole, poi è cominciato a piovere, poi è smesso e poi adesso sta riprendendo di nuovo. Insomma, è stato molto difficoltoso, diciamoci la verità, però per i puristi delle corse campestri non c'era una giornata migliore per potersi infangare almeno fino ai glutei. E tra le altre cose, insomma, sono scaturite comunque tutte belle prove combattute. Scusate il campanilismo, i romagnoli si sono distinti soprattutto nel settore giovanile, dove chiaramente il vivaio è importante per il futuro, e i nostri senatori anche hanno dato battaglia, e la società organizzatrice, alla quale va il nostro applauso mio e di Run to You, credo, sta dominando provvisoriamente nella graduatoria maschile master. Quindi insomma, diciamo che va in archivio una prova con tanti partecipanti, perché iscritti erano quasi 1300, ed è stato un battesimo del fuoco qui al parco Lungo Silloro. Speriamo che ci siano altre occasioni per poter gareggiare a livello regionale, e chi lo sa, magari un palcoscenico del genere potrebbe anche essere interessante in futuro per un campionato italiano, per la festa del cross, le finali nazionali, chi lo sa, magari ci possiamo anche sperare.